che rientra all'interno del programma Horizon 2020 dell'Unione Europea, cui ci sono tre città in Italia, Trento, Venezia e Bologna, che cerca di innovare e quindi utilizzare gli strumenti tecnologici per aiutare nella vita quotidiana la gestione della vita familiare da parte dei genitori nell'organizzazione del tempo libero dei bambini e nell'organizzazione del loro tempo libero e di lavoro. Io penso che sia un progetto interessante perché c'è bisogno di aiutarsi reciprocamente. Credo che il Family Share sia un progetto bellissimo perché intercetta il bisogno di tutte le famiglie, compresa la mia, che è quello di poter condividere le esperienze che facciamo tutti i giorni con i nostri bambini. Mi sembra di tornare alle mie origini, che io vengo dalla provincia, vengo da Arizzone, invece è sempre molto difficile in città riuscire ad approfondire i rapporti con i vicini o della tua zona. Dove andare a lavorare, dal mio punto di vista servirebbe un qualcosa di più delle piattaforme già esistenti. Quel qualcosa di più potrebbe essere dato da un rinforzo sulla sicurezza, perché come sappiamo le altre piattaforme sono social media, quindi aperte a tutto il pubblico, invece dare un valore aggiunto, un servizio di nicchia, un servizio che possa realmente incidere e dare un supporto reale alle famiglie. La cosa che mi lascia perplesso potrebbe essere la sicurezza, okay, legata agli altri genitori, che se sono tanti dovrebbero essere conosciuti, oppure ci dovrebbe essere una garanzia di feedback, e in realtà i servizi potrebbero essere tanti, favori da passarsi, potrebbero essere molteplici, da andare a prendere a scuola o qualche questione domestica piuttosto che un aiuto per la spesa, cose del genere. Però l'idea è molto intelligente e molto ben pensata. Sicuramente è un'idea che spacca, quindi bene.